Del Vecchio, allora in Consiglio Comunale oggi è approvata la VAS, cosa è stato deciso, cosa è stato fatto? Insomma, un problema abbastanza complicato. Cerchiamo di dare notizie corrette. La VAS è stata approvata dalla Regione Abruzzo tanto tempo fa. Noi oggi abbiamo approvato l'intesa tra il Comune di Pescara e la Capitaneria di Porto per il prosieguo dell'attività riguardante il piano regolatore portuale, che dopo che approderà il Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potrà tornare alla Regione Abruzzo per l'approvazione definitiva e solo a quel punto potremo programmare gli interventi risolutivi dell'insabbiamento del fiume del porto di Pescara attraverso la dislocazione e il trascinamento delle acque fluviali fuori dalla diga foranea. Antonelli, allora oggi in Consiglio Comunale si è parlato dei problemi del porto, della valutazione ambientale, insomma qual è il parere dell'opposizione? Il parere dell'opposizione è lo stesso che avevamo quando eravamo maggioranza di governo. Voglio ricordare che questa delibera è stata proposta dalla vecchia amministrazione, poi il Consiglio Comunale era in fase di scioglimento, non fece in tempo a discutere per volontà della loro opposizione questo atto, perdendo 3 mesi. Quindi il nostro è un approccio assolutamente favorevole a che si dia il via all'iter che dovrà portare alla realizzazione di quelle infrastrutture che sono necessarie per valorizzare definitivamente e salvare definitivamente il porto di Pescara. Si va verso un'intesa tra maggioranza e opposizione? Ma io continuo a pensare che sui problemi strategici della città non esista maggioranza e opposizione, esiste la politica che deve lavorare per il bene del territorio. Noi riteniamo che salvare il porto di Pescara, valorizzarlo, promuoverlo, sia fare il bene di Pescara. E quindi su questo è chiaro che divisioni dal nostro punto di vista non ce ne possono essere. Continuiamo a lavorare per il bene di Pescara.